come la Natività, io ritengo che la Pasqua sia una ricorrenza a cui tengo molto e sento mia. Quando mi è stato proposto da Vito Sabbia come responsabile della Prologo e dell'organizzazione della Via Crucis di ricoprire questo ruolo, ho accettato sin da subito per, diciamo, due motivi. Uno, perché già ho ricoperto lo stesso ruolo in passato e è stata un'esperienza che mi ha colpito tantissimo. Poi comunque ho ritenuto che negli anni sono maturato, diciamo, a tal punto da poter ricoprire magari meglio rispetto a quando l'ho già fatto in passato, e quindi spero di essere comunque all'altezza di questo ruolo e di non demeritare, diciamo. Sono diversi anni che partecipo alla Via Crucis, ho fatto diversi personaggi, dalla Pia Donna alla Samaritana all'Accompagnatrice, però sicuramente la Madonna è il ruolo più toccante e anche più difficile da interpretare. Entrare nel ruolo della Madonna significa immedesimarsi nel dolore, nella sofferenza, nelle difficoltà che comunque ha incontrato una donna che ha partorito un figlio ed è, deve essere anche pronta a lasciarlo, sebbene in queste circostanze non si è mai realmente pronti. Quindi sicuramente è stato il ruolo più difficile che ho potuto affrontare. Immedesimarsi in quella circostanza è sempre difficile.